Ciao Pier Giuseppe. Ciao Andrea. Allora, raccontiamo un po' la tua esperienza. Tu sei un medico specialista in oculistica. Perfetto, sei un oculista, ti ho operato con l'ICL 3 mesi fa, due? Di meno, un mese e mezzo. Un mese e mezzo, un mese e mezzo. Bene, e tra l'altro da parte mia è sempre un piacere ed un onore quando si opera un collega, perché lo trovo un privilegio. Quindi abbiamo messo l'ICL perché avevi una forte miopia. Molto probabilmente sì. Ok, quanto era la miopia? 15 diottrie, abbastanza tosta. E a distanza di un mese e mezzo come ti sembra di vedere? Molto bene, qualità di vita nettamente migliorata, non dovendo più usare lenti a contatto, occhiali, e comunque la visione è superiore di quando avevo anche lenti a contatto. Quindi. Bene, questo è un aspetto molto interessante perché spesso è tralasciato che la visione dopo l'intervento di chirurgia refrattiva è migliore rispetto a quella preoperatoria, per esempio con gli occhiali con le lenti a contatto. Adesso non annoiamo per non spiegare bene il motivo, però ecco, mi confermi che è così. Sì. Bene, e lo rifaresti quindi? Assolutamente sì. Perfetto, abbiamo aperto anche la tua mamma e la tua fidanzata. Esatto, quindi sì. La famiglia è quasi completo. Abbiamo altri miopi in casa, abbiamo clienti. C'è mio fratello. Bene, lo aspettiamo, sarà mio foto anche lui. Non devo dire. Però. Bene, quindi possiamo sfatare questo mito che gli oculisti non si fanno operare. Sì. Anzi, a onore del vero, noi operiamo tantissimi medici, ne operiamo veramente tanti, uno o due a settimana, che sono tanti. Ma gli oculisti si fanno operare, letteratura alla mano, 6 volte più della popolazione media, per cui oggettivamente stanno molto diversamente le cose. Bene, sono contento anche io e ci vediamo al prossimo controllo. Perfetto.